Oh yeah. Si chiama Tommaso, ma qui a Marsala lo conoscono come Garibaldi per via di questa folta barba che c'ha. Ha 11 anni che si trova qua nella città di Marsala, è conosciuto da tutti, e 25 anni, pensate bene, che lui si trova a vivere in mezzo alla strada. Fortunatamente, come ho detto, da 11 anni si trova qua a Marsala, ha trovato una sistemazione e questa sera ci ha chiamato, oggi ci ha chiamato, mi ha chiamato a me personalmente perché ha un problema e questo problema lo vuole risolvere. Giustamente noi siamo qua per cercare di aiutarlo. Ciao Tommaso. Ciao. Allora Tommaso, tu mi hai parlato di questo piccolo problema che tu c'hai. Questo piccolo problema già da 2 anni, quest'anno, l'anno scorso, sempre in questo periodo, mi volevano sempre buttare fuori da una casetta abbandonata, esatto. Già da tanto anni, io non esce, io non lo so, per me stesso. Da quanti anni stai in questa casetta? Da 2 anni? Quasi da 2 anni. Allora chiariamo subito, Tommaso, che è 11 anni che si trova qua a Marsala, da 2 anni sta in una piccola casetta abbandonata che lui ha preso possesso, si è messo là dentro e ha cominciato a fare. Non hai fatto irruzione alla casa. Esatto, non è che ha sfasciato tutto ed è entrato, no. Lui ha trovato questa casetta abbandonata che non ci stava nessuno, ha una vita che non ci stava nessuno. Tommaso è andato lì, è entrato e ne ha fatto la sua casa. Vabbè, abbiamo detto tutto, per cui vi raccomando, amici marsalesi, prendiamo qualche provvedimento, aiutiamo a Tommaso, perché ripeto, Tommaso è una brava persona e merita di essere aiutato. Questo è tutto, baciamo le mani da Alberto Libari e baciamo le mani anche dal nostro Tommaso. Ciao ciao. Ciao, grazie. Oh yeah.